L'incontro. La mia diletta figliola, riprese a raccontare, peggiorava rapidamente. Il dottore che l'aveva in cura non riuscì a trovare alcuna cura per la sua malattia. Tale, infatti, la ritenevo. Vedendomi allarmato, mi propose di consultare un altro medico. Ne chiamai uno, molto famoso, da Graz. Passarono diversi giorni prima che riuscisse ad arrivare a casa nostra. Era un uomo buono e pio e anche molto colto. I due dottori visitarono insieme la povera ragazza e poi si ritirarono nella libreria per conferire e discutere. Io, dalla stanza accanto, in cui mi trovavo aspettando di essere chiamato, sentii che le loro voci si alzavano, dando vita a qualcosa di più passionale che una semplice discussione filosofica. Bussai alla porta ed entrai. L'anziano dottore di Graz era ancorato alla sua teoria, mentre l'altro la combatteva, accusandolo di essere ridicolo e ridendo di gusto. Questo sconcertante spettacolo e la loro lite terminarono con il mio ingresso. «Signore!» disse il nostro dottore. «Il mio distinto collega è convinto che in questo caso ci sia più bisogno di uno stregone che di un medico!» «Perdonatemi!» disse l'anziano dottore di Graz con espressione irritata. Ma ripeterò ancora una volta la mia opinione su questo caso. Temo, signor generale, che nonostante la mia scienza e la mia esperienza, non potrò essere di grande utilità. Ma prima di andarmene, mi permetterò di suggerirvi qualcosa. Sembrava molto accigliato. Si sedette al tavolo e cominciò a scrivere. Profondamente deluso, feci un piccolo inchino. E mentre stavo per andarmene, l'altro dottore fece un cenno indicando il suo collega che stava scrivendo e con un'alzata di spalle si toccò la fronte con un dito, in un gesto significativo. Questa consultazione mi lasciava nella stessa situazione di prima. Uscii in giardino, completamente fuori di me. Il dottore di Graz mi raggiunse dopo una decina di minuti. Si scusò per avermi seguito, ma disse che non poteva andarsene senza prima aver scambiato due parole con me. Mi disse che non poteva essersi sbagliato, che nessuna malattia naturale dava dei sintomi simili e che la morte era già molto vicina. Comunque restavano un paio di giorni di vita. Se fossimo riusciti a bloccare la fonte della malattia, con grandi cure e molta abilità, la salute della povera ragazza sarebbe potuta tornare quella di un tempo. Ma eravamo proprio ai limiti della catastrofe. Un altro attacco avrebbe completamente esaurito qualsiasi traccia di una vitalità già così labile. «Ma di che genere di malattia state parlando?» chiesi. «Ho scritto tutto in questa dichiarazione, che affido alle vostre mani alla condizione che voi mandiate a chiamare il più vicino sacerdote e che apriate la busta e leggiate la lettera solo in sua presenza. Altrimenti ne ridereste. E invece questo è un caso di vita o di morte». Se non riuscirete a trovare un sacerdote, ebbene, allora leggetela da solo. Poi, prima di andarsene, mi chiese se desiderava incontrare un uomo molto esperto sull'argomento e che dopo aver letto la lettera mi avrebbe interessato più di chiunque altro. E mi raccomandò con enfasi di invitarlo per una visita. Poi se ne andò. Non trovai il sacerdote e così lessi la lettera da solo. In un altro momento, in altre circostanze, l'avrei trovata ridicola. Ma cosa non si farebbe quando rimane solo un'ultima possibilità, quando tutto il resto è fallito e quando si tratta della vita di una persona amata? Nulla, direte voi, poteva essere più assurdo della lettera del dottore. Era mostruosa e avrebbe giustificato il suo ricovero in un manicomio. Diceva che la paziente soffriva per le visite di un vampiro. Le punture che la ragazza sentiva sotto la gola erano provocate da due lunghi, affilati denti che, come tutti sanno, sono tipici dei vampiri. Aggiungeva che non c'erano dubbi sul fatto che il piccolo livido che aveva sul collo era stato lasciato dalle labbra di quel demonio e che ogni sintomo accusato dalla paziente era uguale agli altri registrati in casi simili. Ero decisamente scettico sull'idea dell'esistenza dei vampiri. E la teoria soprannaturale del buon dottore mi fornì un altro esempio di una colta intelligenza stranamente associata a delle allucinazioni. Ma ero così disperato che piuttosto che niente seguì le istruzioni della lettera.
Mi nascosi nel buio guardaroba che confinava con la stanza della povera paziente. C'era solo una candela accesa e rimasi a guardare la mia adorata fino a quando non si addormentò. Ero dietro la porta e spiavo dalla piccola fessura. La mia spada era appoggiata sul tavolo accanto a me. Poco dopo l'una, vidi un grosso oggetto nero, indefinito, strisciare sul letto e balzare con agilità alla gola della mia povera figliola, attaccato alla quale divenne in un attimo una grande massa palpitante. Per qualche secondo restai pietrificato. Poi balzai fuori con la spada in mano. La creatura nera all'improvviso si ritirò sul pavimento, balzò a terra circa un metro dal letto e in quel momento vidi che era Millarca, che mi fissava con occhi spietatamente feroci e pieni di orrore. Non so nemmeno io quel che pensai. La colpì con la spada, ma vidi che si avviava verso la porta illesa. Terrorizzato, la seguì e la colpì di nuovo. Se n'era andata e la mia spada aveva colpito solo la porta. Non posso raccontare come trascorremmo quell'orribile notte. L'intera casa si era svegliata ed era in estrema agitazione. Lo spettro di Millarca era sparito, ma la sua vittima languiva e prima dell'alba morì. Il vecchio generale era agitato. Noi non gli parlammo. Mio padre si allontanò un momento e cominciò a leggere le iscrizioni sulle tombe. Così facendo si avvicinò a una porta della cappella per proseguire le ricerche. Il generale si appoggiò al muro e asciugandosi gli occhi sospirò. Con mio grande sollievo sentì le voci di Carmilla e della signora Perrodon che si avvicinavano. Poi le voci svanirono. In questa solitudine, dopo aver ascoltato una storia così singolare, collegata a dei nobili estinti le cui tombe ci circondavano, coperte dalla polvere e dall'edera, e così somigliante al mio stesso misterioso caso. In quel luogo che sembrava abitato da spettri, reso tenebroso dai troneggianti alberi che si innalzavano ovunque, folti e silenziosi sopra le immote mura, un senso di orrore cominciò a impossessarsi di me e mio cuore venne meno al pensiero che le mie compagne non sarebbero entrate per interrompere questa scena triste e malinconica. Gli occhi dell'anziano generale erano fissi a terra mentre aveva posato le mani sulla base di un vecchio monumento. Poi sotto uno stretto arco sormontato da uno di quei grotteschi demoni che tanto piacevano alla cinica e spettrale fantasia dei medievali, vidi con grande piacere comparire il bel viso di Carmilla. Stavo per alzarmi e parlare sorridendo in risposta al suo strano, affascinante sorriso, quando il generale, con un grido, afferrò l'ascia del boscaiolo e balzò in avanti. Vedendolo, un brutale cambiamento avvenne sul viso di Carmilla. Fu una trasformazione improvvisa e orribile, avvenne mentre lei compiva un passo strisciante indietro. Prima che potessi emettere un grido, lui la colpì con tutte le sue forze, ma lei si divincolò e illesa la afferrò con il suo polso sottile. Il generale combatté per liberare il braccio da quella stretta, ma poi aprì la mano e lascia cadde sul pavimento. La ragazza era sparita. Il generale si appoggiò al muro. I capelli grigi gli si erano rizzati sulla testa e il suo viso era una maschera di rabbia, tanto che temetti stesse per morire. La terribile scena era durata appena un attimo. La prima cosa che ricordo di aver visto dopo è la signora Perrodone in piedi davanti a me, che continuava a ripetere «Dov'è la signorina Carmilla?» Alla fine risposi, non lo so, non saprei dirlo. È andata di là? E indicai la porta dalla quale la signora era appena entrata. Sarà stato un minuto fa. Ma io sono rimasta nel passaggio da quando lei è entrata. Non è uscito nessuno. Poi cominciò a chiamare il suo nome in tutti i corridoi e da tutte le finestre, ma non ottenne risposta. Sì, si faceva chiamare Carmilla? Chiese il generale, ancora sconvolto. «Sì, Carmilla!» risposi io. «Ah!» esclamò. «È proprio Millarca! Ed è la stessa persona che molto tempo fa si chiamava Mircalla, contessa di Karlstein! Allontanatevi da questo luogo maledetto, mia povera ragazza, più in fretta che potete! Andate a rifugiarvi nella casa del sacerdote e restate lì fino al nostro ritorno! Andate! Possiate non rivedere più Carmilla!» Non la troverete qui.